Sit-in di protesta da parte dei lavoratori dell'ex Mercatone 1 davanti alla prefettura di Teramo, manifestazione alla quale hanno partecipato i due punti vendita teramani, Scerne di Pineto e Colonnella. Durante la protesta i sindacati hanno incontrato il prefetto per trattare diversi argomenti. Uno dei più importanti riguarda il pagamento del TFR che paradossalmente è stato anticipato dall'INPS ai dipendenti di altre regioni, ma non a quelli abruzzesi, per cui si registra il caso limite di alcuni dipendenti del Mercatone 1 di Colonnella, residenti nelle Marche che il trattamento di fine rapporto l'hanno percepito, a differenza dei colleghi che lavorano nella stessa sede, ma residenti in Abruzzo. Era già una situazione di difficoltà perché è eccezionale, alla quale si stanno sommando tutta una serie di paradossi. Uno, quello che ricordava lei, e poi ce ne sono degli altri, perché comunque nelle altre regioni ci si è attivata un'interlocuzione con gli enti locali, con gli assessorati e con le banche, perché c'è una consapevolezza che bisogna in qualche modo garantire un sostegno a queste persone in attesa che si sblocchi il tavolo ministeriale e quindi si possa arrivare a garantire l'ammortizzatore sociale. Ed è quello che siamo venuti a chiedere anche oggi al prefetto di Teramo. Cioè abbiamo chiesto un intervento autorevole in questo senso perché rispetto alle rassicurazioni che abbiamo ricevuto sui tavoli regionali abbiamo bisogno di fatti tangibili. Quindi se c'è la possibilità, visto che si sta verificando già in altre regioni, in altre città, di sostenere questa gente attraverso la sospensione di pagamenti, attraverso un'interlocuzione più efficace con le banche, è una cosa non solo che auspichiamo, ma è una cosa che chiediamo con forza perché, ripeto, se è possibile nelle altre realtà locali, non vediamo perché la stessa cosa e gli stessi percorsi non si possano attuare anche nella nostra regione. Anche questi piccoli provvedimenti possono essere fondamentali per la contingenza attuale. Certo è che abbiamo ribadito, oltre questi punti, che la prospettiva del lavoro dei dipendenti dell'ex Mercatone 1 deve essere ad ampio raggio e quindi adesso cassa integrazione, ma verificare qual è la prospettiva per un piano industriale nuovo e per poter rilanciare il Mercatone 1. Sono comunque 20 giorni che ci troviamo in questa situazione e ancora non sappiamo quale sarà il nostro esito, anche perché il mese di aprile abbiamo preso solo 20 giorni di stipendio, considerando che siamo tutti part-time. Maggio non lo prenderemo per adesso, la cassa integrazione non sappiamo quando ci verrà accettata, il TFR, che comunque è un nostro diritto, quello insinuato nel passivo, è ancora tutto bloccato perché l'INPS di Teramo non l'ha sbloccato. Quindi noi chiediamo come facciamo ad andare avanti? Questo è il nostro problema e quindi non vogliamo abbassare i riflettori su di noi e per questo siamo venuti qui alla prefettura di Teramo.